La mia scuola è vecchia, scassata, piena di buchi nei muri. Le aule sono sporche, senza lavagne, coi banchetti tutti rotti. Se si aprono i tiretti delle cattedre, escono i ragni. I gabinetti sono tutti rotti, la cannola non botta, i gabinetti puzzano. I bidelli non fanno niente dalla mattina alla sera. Il direttore è uno scemo che non sa comandare. Egli ha paura delle mamme, che sono vaiasse, e dei bidelli anche, che sono tutti delinquenti. Nella mia scuola comanda il custode. Il custode è una specie di bandito e tutti quanti tremano davanti a lui. Il mio maestro lo schifa. Io a me mi sembrano 1000 anni che me ne vado da questa scuola. I bambini sono scostumati, pisciano nel lavandino, appilano i gabinetti. La mia scuola è un inferno. Essa si chiama Scuola Elementare Niccolò Tommaseo. Ed ora, ecco a voi la scuola a colori. Un cordiale saluto da Enzo Picciano e benvenuti alla Scuola a Colori, il programma che parla di scuole pubbliche della Campania. Anche quest'oggi un gradito ritorno del Liceo Manzoni e la presentazione del Liceo Cuoco. Ecco, passerei subito a presentare appunto i nostri ospiti, il Liceo Manzoni con il dirigente scolastico Adele Vairo. Ecco, con noi a supportare il programma il giornalista Angelo Cerulo. Ancora del Liceo Cuoco, una memoria storica di questa scuola, la professoressa Faracaso. Buonasera. Dulcis in fundo, la preside del Liceo Cuoco, la neopreside, perché da settembre che appunto dirige questa scuola, la preside Adele Barile. Salve a tutti. Ecco, io ricordo che il programma potete anche rivederlo sul sito www.lascuolacolori.it, dove ci sono anche una serie di modalità per comunicare con noi, da Facebook appunto alla Scuola Colori, alla redazione con redazione chiocciolascuolacolori.it. Passerei subito a conoscere le due scuole con il servizio del liceo Cuoco appunto. Fondato nel 1926, il Liceo Scientifico Vincenzo Cuoco, sito in via Annibale De Gasperis, vanta una storia antica e una tradizione consolidata. Punto di riferimento nella città per innumerevoli generazioni di studenti, la scuola propone un insegnamento rigoroso, ancorato ai pilastri della formazione liceale, seppure aperto alle nuove istanze comunicative e linguistiche. Il liceo si distingue per diversi indirizzi: scientifico tradizionale, scientifico in scienze applicate e linguistico, permettendo agli alunni una solida formazione culturale. Grazie agli innumerevoli laboratori di informatica e multimediale, di fisica e scienze, l'istituto si propone di valorizzare le attitudini e le vocazioni personali degli allievi, garantendo loro percorsi culturali adeguati a comprendere la complessità dei contesti e dell'attuale struttura del mercato del lavoro. Negli ultimi anni il liceo ha avuto una notevole crescita sul piano della quantità dell'utenza, che testimonia l'affidabilità e l'efficacia dell'offerta formativa proposta.
Nella scuola, nel liceo scientifico statale Vincenzo Cuoco, esiste dall'anno scolastico 2004-2005 un laboratorio di scrittura teatrale, cioè i ragazzi, tutti quelli che hanno l'intenzione di esprimere sia il proprio messaggio sia la loro gestualità attraverso la presentazione teatrale, le loro idee, possono partecipare. Quindi la particolarità del laboratorio è che, diciamo, i ragazzi sono sia scrittori sia interpreti, e questo è un fatto molto importante. Preside Barile, una scuola estremamente efficiente, una scuola con tante proposte didattiche, ma di suo in questa scuola, come diciamo valore aggiunto della sua persona, da settembre cosa ha portato? Io, diciamo, già è tanto quello che ho trovato, ecco, non mi posso, diciamo, fregiare di, insomma, di un'esperienza, di una fama che ho trovato già al Cuoco, che ho conosciuto e ho riscontrato quale liceo delle, insomma, delle eccellenze. Di mio cosa ho portato? Sicuramente un grande entusiasmo, una grande voglia di fare, tenacia, diciamo il riuscire a trasportare alunni, docenti, personale e convogliarli tutti in un'unica finalità, che è quella poi della scuola, insomma. I ragazzi, l'utenza, insomma, hanno bisogno di crederci ancora, di credere nella scuola, nei valori e di sviluppare questo senso di appartenenza che purtroppo spesso si dimentica. Non è solo limitato, per l'appunto, al contesto della propria città e nella fattispecie al centro storico, il liceo sorge appunto nel cuore del centro storico di Napoli. Ma appunto vorrei dare anche la parola alla professoressa Caso, che l'abbiamo presentato come memoria storica della scuola. Che significato ha la sua scuola, la vostra scuola, nel territorio appunto dove svolge la propria funzione? Certamente è un punto di riferimento, così come abbiamo visto anche dalla presentazione del nostro liceo. Da anni il liceo Cuoco è stato il primo liceo dopo la riforma Gentile, quindi da più di 80 anni il liceo è lì e svolge un insegnamento, offre un insegnamento di qualità. Negli ultimi anni è certamente stata sensibile a quelle che sono le dinamiche della società, che oggi ha bisogno certamente di un'offerta formativa molto più ampia, ed ecco che la scuola ha allargato la propria offerta anche con nuove sezioni, quelle di scienze applicate, seguendo quelli che erano i suggerimenti dell'ultima riforma scolastica. Un'innovazione che serviva al liceo Cuoco per poter ascoltare anche le nuove istanze del lavoro dell'università, in cui degli aggiornamenti di piani di studio anche rivolti all'informatica e alla tecnologia comprendevano appunto un'attività e uno studio più specialistico. Relativamente al territorio, noi abbiamo avuto dei progetti negli anni scorsi che hanno dato voce anche al territorio, facendolo diventare protagonista di determinate attività della scuola, come l'attività di scuola aperte, che è durata 3 anni, la bella esperienza. Adesso siamo pronti ad affrontare, speriamo, nuove opportunità che ci offre anche l'Europa attraverso dei progetti europei a cui abbiamo partecipato. Ne parliamo dopo più approfonditamente. Con altrettanta valenza, con altrettanta forza, il liceo Manzoni. Vediamolo in questa scheda. La scuola a noi! L'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Alessandro Manzoni, sito a Caserta, in via De Gasperi, presenta ben 5 indirizzi a cui poter iscriversi. Scientifico, classico, linguistico, scienze umane e adoppazione socio-economico. Con il contributo di nuove discipline, come diritto ed economia, informatica, eccetera, grazie al supporto di nuove tecnologie didattiche, tra cui l'apertura alla comunicazione multimediale, e con il sussidio di adeguati spazi, strutture e laboratori, offre risposte differenziate all'utenza formativa.
con maggiori possibilità quindi di orientamento degli studenti, in sintonia con le nuove esigenze formative che scaturiscono dalle trasformazioni della società, dal campo economico e sociale a quello scientifico e culturale. Numerose sono le attività di ampliamento dell'offerta formativa, come progetto Comenius, progetti di scienze, educazione stradale, educazione alla legalità, intercultura per gli scambi con l'estero, e non mancano convegni e seminari con il mondo delle imprese e delle professioni. Attivo inoltre anche il giornalino e il blog dell'istituto, che viene curato dagli stessi studenti. Presidente Vairo, cosa dire di questa scuola che già nella sua presentazione mostra una molteplicità di attività, di interesse? Tra altre cose abbiamo sentito dalla scheda che avete un attivo giornale scolastico, se che è l'argomento appunto della puntata. Cosa ha portato di suo lei al terzo anno praticamente in questa scuola? Ecco, come ha modellato questa scuola a sua immagine e somiglianza? Ma sostanzialmente cercando di omogeneizzare quella che è l'offerta formativa, che di suo è un'offerta molto ampia, perché i 5 indirizzi liceali sono tutti percorsi da un unico fil rouge, da una progettazione formativa molto aperta al territorio, a quelle che sono le istanze dei ragazzi, ai nuovi codici comunicativi delle nuove generazioni. Sostanzialmente il liceo Manzoni è un po' a Caserta, capoluogo di provincia, è il riferimento di un'idea nuova di fare licealità, quindi di prestigio, di rigore, di tradizione, ma sicuramente molto orientata al futuro, al mondo delle imprese, del lavoro, delle professioni, all'idea di una scuola molto orientata verso l'Europa. Una scuola in cui i ragazzi sono davvero protagonisti, una scuola in cui progettiamo insieme ai ragazzi in comitato, al comitato dei genitori, ed una scuola che presenta punte di eccellenza in ognuno degli indirizzi liceali, diventando un po' il salotto culturale della città, perché quello che noi progettiamo in genere lo teniamo in maniera decisa e netta molto aperto al territorio. Quindi diciamo che quanto c'è di risorsa sana proveniente dal territorio cerchiamo di cooptarlo subito per poterlo proporre ai nostri ragazzi e alle nostre famiglie, in una idea di scuola che oggi è comunemente detta il campus, una scuola aperta da mattina a sera con una grossa offerta di ampliamento della formazione curricolare che ci dà la possibilità di coinvolgere i ragazzi utilizzando quelli che sono i codici di elezione, quindi una grossa laboratorietà, una grossa spinta all'eccellenza e una grossa spinta ad un dinamismo progettuale e didattico che credo sia oggi l'arma vincente di una scuola che voglia essere al passo con i tempi sostanzialmente. Angelo Cerullo, una tua considerazione da giornalista, da uomo di comunicazione, da uomo esperto della comunicazione. Queste scuole così aperte al territorio, queste scuole che molto spesso sono una sorpresa? Ma è una domanda stimolante, perché stimolante è l'argomento. Cioè, le scuole aperte al territorio, a mio parere, sono l'arma vincente anche per far, come dire, dare nuova fiducia ai ragazzi, per farli di nuovo tornare intorno a elementi, come dicono gli operatori della scuola, valoriali. Detto in maniera più semplice, una scuola aperta al territorio attraverso il giornale cartaceo, attraverso il giornalino cartaceo, attraverso l'online può dare nuova linfa anche a nuove esperienze, può aprire i ragazzi a nuove esperienze e può far crescere contemporaneamente anche il territorio. E questo è ancora più vero nelle realtà del centro antico di Napoli, dove più forti sono le contraddizioni tra ciò che dovrebbe essere e ciò che è la realtà concreta. Quindi chiaramente facciamo prima delle considerazioni alla mancanza molto spesso di entusiasmi che coinvolga la gente, cioè c'è bisogno di entusiasmo per poter costruire una nuova generazione di cittadini. Esattamente, ma l'entusiasmo non si ottiene per decreto, l'entusiasmo si ottiene con scuole che funzionino, con scuole che siano sostenute nei loro progetti, con magari con qualche finanziamento in più,
mirato qualitativamente, ma anche con le realtà cittadine, le istituzioni cittadine, penso alle municipalità, innanzitutto, alle associazioni di volontariato, alle associazioni culturali presenti sul territorio, per fare squadra, con un termine abusato, per fare sinergia, ma che rende l'idea. I ragazzi, peraltro, non scopro l'acqua calda, i ragazzi delle varie scuole, sia quelli del Cuoco, ma anche credo sicuramente quelli dell'Istituto Manzoni e di altre scuole, vanno sul territorio confrontandosi, facendo interviste, sono esperienze formative, ma non per scimmiottare i giornalisti, perché è un momento di crescita, un momento di fare lezioni in maniera diversa. Credo, ecco, sia questo. Parleremo dell'argomento, appunto, della puntata, i giornali scolastici come modalità per parlare al territorio, ma lo facciamo subito dopo un breve stacco pubblicitario, ricordandovi il nostro indirizzo internet, che è www.lascuolacolori.it. potete interloquire tramite Facebook o potete anche scriverci redazione@lascuolacolori.it, dove potete, appunto, darci dei suggerimenti, sollecitarci qualche argomento o anche rivolgerci qualche critica. A fra qualche attimo. Ci sono persone colte persino tra i professori. Benedetto Croce. Ecco, l'argomento della puntata di oggi è il giornale scolastico, una modalità per parlare al territorio. Lo facciamo introducendo l'argomento con questa scheda filmata. La scuola noi. Abbiamo il mandato degli elettori! Se non ci volevano, non ci votavano! A voi non vi hanno votato! Ma i voti sono stati comprati! Con i soldi del terremoto! Con i soldi del terremoto! Scusate, si può fare una domanda? Come mai le ditte che hanno vinto gli appalti non avevano neanche le attrezzature necessarie ai lavori? Il comune ha avuto la bellezza di 22 miliardi di lire per la ricostruzione. Eppure sono 5 anni che i lavori come cominciano si fermano. Chi ha vinto le gare sta in villa e i terremotati nei container. Poi tutte le gare sono state vinte con poche migliaia di lire di scarto. Non è strano, signor sindaco? Sono Francesco Porzio, sono docente di storia e filosofia nel liceo Garibaldi di Napoli. Siamo qui per presentare il giornalino d'istituto, è una voce molto critica di questi ragazzi e questo va a loro merito. Loro lo fanno da soli, lo organizzano da soli, lo preparano, lo stampano e lo diffondono. È un giornalino che non ha peli sulla lingua, cioè parla di tutto, anche di politica, parla anche dei professori, parla delle esperienze scolastiche, anche in modo giustamente critico, viste dal loro punto di vista. E ultimamente questo giornalino dà anche molto spazio alla cultura. Il nostro giornalino si chiama Kairos, noi l'abbiamo chiamato così in quanto volevamo sottolineare l'importanza della continuità della tradizione giornalistica del Garibaldi, che era dismessa da qualche anno. Kairos è momento, attimo. Noi l'abbiamo inteso come momento opportuno per far rinascere questa iniziativa da parte nostra. Abbiamo quindi riunito una redazione, siamo 25 membri, dei quali, diciamo, ci siamo divisi i compiti. Abbiamo creato delle rubriche all'interno di questo giornale. Ogni rubrica si occupa di una materia precisa ed è, diciamo, a cura di un redattore. La redazione si riunisce ogni giovedì all'interno di quest'aula oppure di un'altra aula. In quest'aula, che è l'aula multimediale, noi ci occupiamo della stampa soprattutto e dell'impaginazione. Nell'altra aula ci occupiamo dell'affidamento, diciamo, dei vari ruoli, dei vari articoli durante il periodo di preparazione alla stampa. Tutto questo ci è stato permesso anche grazie a dei PON che sono stati fatti precedentemente alla costituzione di questo giornale, in particolare il PON di editoria, che ci ha dato la possibilità quindi di conoscere nuovi programmi, anche la struttura vera e propria del giornale, che ci permette di dare una maggiore validità a tutto quello che ci viene offerto da tutti i ragazzi della scuola. Io sono una docente del liceo Cuoco, mi chiamo Faracaso, sono responsabile dei progetti PON in quanto mi occupo come facilitatrice per tutte quelle che sono le attività
che vengono programmate all'interno dei progetti. L'attività del giornalino è stata una delle più significative in quanto noi abbiamo applicato le nuove tecnologie ad un progetto che essenzialmente riguardava il miglioramento delle competenze di base, ossia l'italiano in questo caso. Il giornale online si evidenzia per la sua innovazione rispetto ai soliti giornalini scolastici cartacei, quindi c'è un risparmio non solo di carta, ma c'è la possibilità di interagire continuamente in questo giornale e poterlo migliorare, portare i propri contributi man mano che si sviluppano argomenti all'interno della scuola, nelle singole discipline. Il giornalino praticamente è un modo per sviluppare le nostre conoscenze sia sulla lingua italiana che in informatica. Grazie a questo abbiamo anche potuto visitare meglio la nostra città e quindi grazie a delle uscite abbiamo conosciuto il nostro territorio che spesso anche a questa età ancora non si è né padroni. Cioè, l'anno scorso abbiamo fatto il giornalino che è un PON e in pratica ci scelgono alcuni ragazzi per creare appunto un giornalino, una specie di redazione. Ci siamo strutturati in varie classi, cioè in varie mini redazioni, tra cui io faccio parte della redazione che serve per montare gli articoli nel giornale online. E ogni articolo veniva prima scritto, poi riletto e successivamente veniva pubblicato sul sito del giornalino da noi creato. Può essere visitabile tramite internet su www.liceococonews.attervista.org. Ecco, Angelo Cerullo, una tua considerazione al margine di questo servizio. La prova lampante di che quando le idee, le buone idee trovano degli operatori, come dire, animati da buona volontà e soprattutto dei ragazzi animati da buona volontà, si realizzano ottime cose. Questo nella sua semplicità e fotografa plasticamente momenti di crescita, ragazzi che scrivono gli articoli, vanno in strada a fare interviste, si interfacciano col territorio, riversano questa loro esperienza in linguaggi che poi vanno impaginati, confezionati e vivono momenti collettivi di lavoro, di crescita, quindi lavoro di equipe è un modo anche per non solo per socializzare, ma per capire poi il mondo del lavoro come sarà, perché sarà sempre di più momento collettivo di crescita e di confronto. E beh, cioè la dimostrazione che il giornalino, che con un termine un po' riduttivo, giornalino sembra quasi figlio di un dio minore, no, è giornalino perché non può essere un giornale con la G, è un giornalino che online o cartaceo che sia, è un momento fondamentale. E poi ho sentito anche i ragazzi, si sono divisi i compiti, come si fa in un giornale, esiste l'impaginatore, magari il titolista, magari colui che fa l'articolo, ma ognuno porta il proprio contributo. Ecco, penso che sia un momento essenziale di crescita. Adele Vairo, i progetti dei giornali non sono solo una modalità, ma sono quasi un'esigenza che anche il Ministero coglie dal momento stesso in cui anche all'esame di Stato il saggio breve, l'articolo giornalistico viene riconosciuto come una modalità, voglio dire, proprio di valutazione della prova. Tanto vero che, verissimo quello che tu dici, tanto vero che noi quest'anno abbiamo utilizzato una modalità in base a cui esperti del settore, giornalisti, vengono a fare delle lezioni in fascia mattutina ai nostri ragazzi per insegnargli proprio a costruire l'articolo di giornale anche in vista dell'esame di Stato. E quindi abbiamo una serie di presentazioni di libri in aula magna a cui i ragazzi partecipano e miratamente alle classi quinte condotti dal Dipartimento di Italiano di Lettere i ragazzi assisteranno a delle lezioni, seminario, conferenza in cui appunto esperti giornalisti insegneranno come costruire un articolo di giornale in un'attività di didattica d'aula decentrata che è sicuramente a forte valenza, a forte impatto per i ragazzi che se ne potranno giovare sin nel concreto dell'esame di Stato.
Ecco, preside, l'altra preside, appunto, preside Barile, la potenzialità del lavoro di gruppo viene esaltata con la creazione di una redazione. Anche questo, i ragazzi sperimentano per l'appunto il lavoro di gruppo, approcciano la professione che nella fattispecie è la professione del giornalista. I ragazzi hanno la possibilità di condividere, diciamo, di dividersi i compiti e quindi di assumersi delle responsabilità nei confronti del compito che devono portare a termine, non solo. Sviluppano delle capacità tecniche che sono quelle relative per appunto alla produzione specifica di questo tipo di testo, delle competenze contenutistiche, perché per esempio l'anno scorso quest'anno ci si è occupati per l'appunto di lavorare sul testo manzoniano, sui Promessi Sposi, per cui un approccio anche contenutistico presuppone non solo la conoscenza dell'argomento da trattare, ma anche la possibilità di lavorare sul testo e farne un ipertesto. I ragazzi lavorano sul testo e, diciamo, lo associano a determinate realtà e ne studiano i diversi codici di rappresentazione, quindi le versioni filmiche, le versioni teatrali, la versione chiaramente più comune che è quella del testo scritto, del libro. E hanno quindi la possibilità di conoscere attraverso una modalità, tra virgolette, non consueta, che non è quella del libro. Loro sono immedesimate nel testo, perché i nostri ragazzi si occupano, tra l'altro, anche di scrittura creativa. Per cui direi che la nostra è un'odissea all'interno del testo, perché i ragazzi viaggiano dal testo scritto al testo rappresentato, che è quello del testo teatrale, al testo rappresentato attraverso, diciamo, versioni filmiche. I nostri ragazzi sono anche autori di cortometraggi. Si parte dal testo di letteratura, perché i ragazzi se ne devono appropriare, per cui, come diceva anche prima la collega, facciamo scuola, insomma, viaggiamo all'interno dei contenuti culturali che sono propri del curriculum scolastico, ma spaziamo, diciamo, fuori da questo per approcciare il territorio, per cui loro passano da Pirandello a Manzoni al territorio. La contestualizzazione dell'apprendimento, la contestualizzazione dei saperi, la visione olistica del sapere è alla base, appunto, della nostra offerta formativa. I ragazzi, non a caso, magari ne parliamo dopo, però insomma mi viene a dirlo, i ragazzi hanno vinto anche quest'anno il premio Prandelliano con la produzione di cortometraggi, ben 3 primi premi, per cui ne approfondiamo sì. Un attimino dopo. Volevo chiedere allo stesso invece caso questa modalità di parlare al territorio, sta scoperta il territorio attraverso il giornale scolastico. Certamente i ragazzi hanno appreso soprattutto divertendosi, perché è importante che i ragazzi amino e si appassionino e si entusiasmino a tutto quello che fanno. Quindi mi ricordo un'osservazione fatta da un alunno durante un reportage sul territorio che abbiamo fatto l'anno scorso. Dice: ma io sono passo tutti i giorni qui, ma io non ho mai visto quello che lei mi ha mostrato, quello che sto scoprendo oggi attraverso questa passeggiata. Cioè l'accompagnamento agli allievi alla scoperta del quotidiano, dove trovano meraviglia, si stupiscono, si entusiasmano e lo riportano poi all'interno del racconto, che diventa un racconto autobiografico ma ricchissimo di considerazioni sul senso di appartenenza, che finalmente significa amare, conoscere per salvaguardare, per amare un territorio che è così complesso come quello della realtà napoletana, poi in particolare del centro storico e parte anche della platea del quartiere Stella San Carlo dell'Arena. Gli alunni hanno scoperto le realtà più positive, quindi mentre passivamente fino ad oggi hanno guardato, hanno vissuto il loro quartiere in una maniera soltanto di subire il disagio di una città sovraffollata, ora diventano invece amanti di quegli aspetti
che riescono a leggere i positivi del quartiere stesso, andando a scoprire non soltanto le bellezze storico-artistiche che sono sotto gli occhi di tutti e che possono essere guardate con maggiore attenzione, ma anche le realtà produttive del territorio. Hanno intervistato degli artigiani e delle persone che vivono quotidianamente il mondo del lavoro all'interno del loro territorio e ne stanno man mano riportando tutte queste conoscenze all'interno degli articoli che producono, che arricchiscono quotidianamente, anche in tempo a volte reale. Ecco perché il giornale online serve per comunicare immediatamente l'entusiasmo. Guardiamo il positivo, no? Di internet e di tutti quelli che sono i mezzi ultimi di comunicazione che hanno i ragazzi. Non spegnere l'entusiasmo, ma immediatamente riportare questo senso della scoperta e della comunicazione. Loro non amano. Spengo nell'entusiasmo del dibattito, ma c'ho un impegno pubblicitario da dover mandare. Però subito dopo vorrei sentire un po' dai protagonisti delle curiosità, degli aneddoti, delle modalità appunto dei vostri giornali. Vi ricordo sempre che la puntata la potete seguire su internet all'indirizzo www.lascuolacolori.it. Comunicate con noi tramite Facebook, dove ci stanno delle cose molto interessanti, e scriveteci anche in redazione @lascuolacolori.it. Agli esami gli sciocchi fanno domande cui i saggi non sanno rispondere. Oscar Wilde. Eccoci rientrati in studio, terza parte. Stiamo parlando con due licei, uno napoletano e l'altro casertano, dei giornali scolastici, una modalità per parlare al territorio. Abbiamo visto che oltre che il supporto cartaceo c'è anche molta tecnologia in quella che è il montaggio, in quella che è la realizzazione del giornale. Ecco, Preside Vairo, anche a scuola sua credo che la modalità internet, la modalità online del giornale sia una delle conquiste anche recenti. Proprio quest'anno i ragazzi in comitato mi hanno chiesto di produrre una versione online di quella che è il giornalino scolastico. In pratica gli altri anni si sono dedicati con questa redazione d'istituto al giornalino. Quest'anno invece abbiamo immaginato, anche per un fatto di contenimento dei costi, una versione online del giornale che è senz'altro più avanzata, più efficace, più diretta e veloce. E poiché c'è stato anche uno stage fase di videotelevisione, i ragazzi sono stati ospiti di una redazione televisiva, abbiamo diciamo sincronizzato sia il telegiornale d'istituto che il giornalino online che vedrà a breve la luce, che una edizione radio, in quanto al liceo Manzoni c'è un gruppo LUG di informatici open source, perché il nostro liceo è Polo Nazionale dell'Informatica Open Source, e quindi questo gruppo di progetto, il LUG dell'istituto, cura una web radio, e in questa web radio, oltre ad esserci delle trasmissioni autogestite dai ragazzi del Manzoni, ci sarà quindi a breve anche la trasmissione di questo radiogiornale. Quindi praticamente tentiamo quest'anno per la prima volta la sinergia tra tutte le forme di comunicazione, quindi giornale cartaceo, giornale online, radiogiornale e giornale TV web. Tentiamo questa cosa anche perché devo dire che i ragazzi sono fortemente motivati alla conoscenza dei codici della comunicazione, e c'è questa forte volontà di conoscere il mondo del giornalismo, del videogiornalismo, e sostanzialmente abbiamo esportato l'idea di quanto oggi sia necessario che il mondo scuola, l'universo istruzione si metta diciamo al passo con i tempi, gestendo quelli che sono i codici della comunicazione. Oggi quello che si fa si deve comunicare, ed è giusto che i ragazzi imparino a padroneggiare con assoluto senso di responsabilità e da veri protagonisti il mondo del giornalismo, diventando poi gli artefici della comunicazione interna dell'istituto. E diciamo abbiamo anche immaginato di dare loro un locale autogestito all'interno dell'istituto in cui possano veramente vivere
questa fase progettuale che nel caso del liceo Manzoni rientra poi nella legge della 567, quindi il protagonismo studentesco della consulta dei comitati e quant'altro. Angelo Cerullo, con queste premesse credo che un ricambio generazionale della categoria dei giornalisti è garantita e anche con una grossa qualità. Ecco, tu volevi porgere una domanda alla preside del liceo Cuoco. Sì, volevo dire, anche alla luce di questa interessantissima esperienza raccontata adesso dalla dirigente scolastica del Manzoni, veramente affascinante, cioè questa, l'attuazione in contemporanea di più codici della comunicazione in simultanea. Volevo chiedere appunto alla preside Barile se anche al Cuoco si intendeva accelerare su questo versante per, come dicono i colti, implementare, diciamo così, nuove esperienze su questo filone, cioè per rendere i ragazzi sempre più protagonisti. Sicuramente non ci possiamo sottrarre, perché questo è diciamo il trend, per l'appunto il filone che seguono oggi i ragazzi. C'è anche l'interesse da parte dell'istituzione e anche a esorcizzare i mezzi di comunicazione altri, quindi far sì che i ragazzi non abbiano sempre solo come mezzo di comunicazione il mezzo per esempio Facebook, per cui dare la possibilità ai ragazzi di attrezzarsi e comprendere che il mezzo informatico, ecco, la nostra è una riflessione, se così si può dire, insomma, la butto lì, meta informatica, anche una riflessione sulle potenzialità del mezzo informatico, tra l'altro informatica e informazione automatica, quindi la velocità dell'informazione è ciò che è richiesto oggi alla scuola, di essere al passo con questa notizia che è qui e nelle altre parti del mondo, quindi essere al passo con questa velocizzazione della notizia e dell'informazione. I ragazzi se ne devono appropriare, devono comprendere per l'appunto che oltre ai mezzi, che insomma le potenzialità del mezzo informatico che loro conoscono, ce ne sono altre ed è un mezzo a loro disposizione molto potente che può essere utilizzato in diverse occasioni. Noi abbiamo chiaramente l'indirizzo Scienze Applicate che è incentrato sulla produzione e sulle competenze informatiche al di là di quelle che sono le competenze poi specifiche proprie di un liceo scientifico. E i ragazzi lavorano per l'appunto sul testo e sono condotte attraverso l'abile e costante lavoro dei docenti non solo ad un implementazione delle proprie competenze, non mi riferisco solo a quelle informatiche, le competenze a tutto tondo, ma anche a una riflessione su quelle che sono le loro competenze e le loro attitudini. Dicevo prima il liceo delle eccellenze, ma è un termine che non ho coniato io. Il liceo per l'appunto riesce ad ottenere nelle competizioni anche a livello nazionale dei posti, diversi primi posti, ma non perché si tende al liceo Cuoco a costruire queste eccellenze, si tende a farle venire fuori. I ragazzi devono prendere coscienza delle loro attitudini, si diceva prima nello stesso caso, molto propriamente parlava della conoscenza del territorio. Noi andiamo ancora più a fondo, la conoscenza di se stessi, i ragazzi devono conoscere le loro attitudini, devono avere la possibilità di implementarle, di potenziare, di riuscire ad orientarsi non solo nel mondo della scuola, ma anche e soprattutto nel mondo del lavoro. E le nostre iniziative in merito sono per l'appunto quelle di attraverso i finanziamenti europei e tutte le iniziative finanziate o finanziabili che ci possano dare occasione di crescita, di accedere per l'appunto a questi finanziamenti per l'implementazione informatica, ma come strumento e non come fine per l'apprendimento, e delle discipline e della possibilità dei ragazzi di inserirsi nel mondo del lavoro. Ecco, Farragaso, se c'è una valenza che questa trasmissione può avere, è quella di appunto di trasmettere le buone pratiche. Tu volevi fare una domanda alla preside del Manzoni.
Perché mi piace questa idea della maggiore visibilità che la scuola Manzoni ha avuto relativamente all'applicazione della 567, che è molto trascurata in genere nelle scuole. Invece volevo maggiori chiarimenti relativamente al mezzo della radio, l'occasione per condividere un'attività che finalmente viene aperta al territorio e alla condivisione con le varie scuole. Sì, senz'altro. Mi piace, voglio cogliere questa idea perché mi piace. Sostanzialmente è così. Al Liceo Manzoni c'è una grossa volontà di rendere ai ragazzi quello che è il protagonismo studentesco nel vero senso della parola. Tanto vero che tra le funzioni strumentali ce n'è una dedicata al protagonismo studentesco, che si occupa dei rapporti tra gli alunni e dei rapporti tra gli organi collegiali in cui ci sono gli alunni, quindi la delegata alla consulta. Al Liceo Manzoni, per esempio, sono 2 anni che abbiamo il presidente della consulta degli studenti, ed essendo una scuola presidio di legalità, noi ci occupiamo molto dei rapporti sani, di una regolamentazione sana e condivisa dai ragazzi. E in pratica utilizziamo tutte le modalità in cui i ragazzi ci possano proporre delle situazioni in cui essi stessi siano protagonisti. C'è veramente un clima di ascolto e di collaborazione studiato e condiviso, ma realmente vissuto dai ragazzi. In pratica l'assemblea, il comitato, le assemblee di classe sono tutte studiate ed implementate sulle procedure, condivise con i docenti, condivise con la dirigenza, e la mia porta è sempre aperta. Io ricevo i ragazzi costantemente quando loro ritengono. C'è anche il fatto che, avendo 5 licei in uno, con una platea di circa 2.000 alunni, diventa anche l'esigenza di rendere il tutto quotidianamente vissuto in maniera ordinata e relazionalmente corretta. Ragion per cui c'è questo fil rouge di coprogettazione. Ecco, i ragazzi partecipano ai nostri organi collegiali a pieno rango e noi formiamo i rappresentanti degli studenti. Quando i ragazzi me lo chiedono, spesso io presiedo il loro comitato quando loro lo vogliono, altrimenti non ce n'è necessità. Ma c'è questa funzione strumentale dedicata, e anche l'idea della radio è un'idea che è venuta da loro, perché, ripeto, c'è questo gruppo di avanguardia e di eccellenza di giovani informatici guidato da un professore che praticamente ha ritenuto di voler creare questa web radio, che è diventata poi una costante del Manzoni Campus. Un po' l'icona del Manzoni è proprio questa idea di campus, di questa scuola vissuta in ogni momento della giornata, che nulla toglie alla didattica, che anzi però diventa un momento di forte aggregazione. Io ho meno di 3 minuti alla fine di questo blocco. Volevo fare ancora tantissime domande. 2 considerazioni, sicuramente c'è bisogno di un corpo docente molto motivato che possa seguire queste cose, ed è fondamentale. Ma credo che sia fondamentale, credo che per tutte e 2 le scuole, la modalità di apertura al territorio, come diceva prima Angelo Cerulo, alle associazioni, alle professionalità che possono venire, come dire, a contagiare in positivo la scuola. Ecco, chi mi risponde velocemente in 30 secondi per i nostri protagonisti su questa considerazione? Allora, dicevamo, sì, appunto, prego. Una contaminazione positiva, dobbiamo contaminarci con il territorio ci deve, tra virgolette, infettare, perché la scuola non è altro che parte di questo tessuto che deve lavorare insieme sinergicamente per far sì che raggiunga le finalità che si è proposta e si è proposta anche nel piano dell'offerta formativa. Dicevo, anche noi sul territorio collaboriamo con agenzie socio-educative, oltre che con, chiaramente, con la municipalità di appartenenza e con le scuole del territorio con cui siamo in rete. E io ritengo che, insomma, abbracciando anche quello che diceva la collega, che sia una modalità accanto, chiaramente, alla giusta motivazione con cui i docenti affrontano chiaramente ogni giorno la propria professione, e la giusta motivazione con cui i ragazzi devono affrontare quotidianamente la propria giornata scolastica, siano comunque elementi da non trascurare e da tenere assolutamente presenti nella crescita della scuola.
Un piccolo sacrificio in 30 secondi, una sua considerazione, Presidente Vario. Sulla squadra è ovvio che l'idea della scuola dell'autonomia è una squadra, è una scuola di team, di staff, di gruppi di lavoro. Naturalmente al dirigente tocca dare l'entusiasmo e la passione di un lavoro che è avanguardia ed è frontiera, quindi senza passione, senza entusiasmo, senza abnegazione, senza spirito di squadra non si va molto lontani. È naturale che la professionalità docente, ma tutte le professionalità della scuola devono coralmente prendere parte a questa idea di nuova condivisione di una quotidianità scolastica che per essere eccellenza non deve essere emergenza, bisogna progettare l'intervento per poterne fare davvero un bollino di qualità, perché credo che uno Stato che non faccia della scuola l'avanguardia della cultura non è uno Stato e non possiamo permetterci. Angelo, una tua considerazione prima di andare in pubblicità, ma la scuola pubblica campana è in grado di comunicare tutto ciò che fa? Lo sa fare quantomeno? Da operatore dell'informazione devo dirti che molto è stato fatto negli ultimi anni, c'è una visibilità come dire, diffusa delle iniziative. Penso che però molto resti da fare, perché ci sono situazioni di eccellenza, situazioni positive. Io ho l'impressione che molto spesso le scuole, come dire, si chiudono al proprio interno, sono contente, ma non hanno sempre la capacità, come dire, di trasmettere tutto ciò che stanno facendo. L'apertura al territorio è fondamentale anche da questo punto di vista. Insomma, la scuola dovrebbe, nel senso buono del termine, vendersi tra due apici molto meglio sul territorio, molto meglio nella platea, almeno di riferimento, come dicono gli operatori scolastici, la platea. Io più umilmente dico, bisogna farsi conoscere dalla gente. Dalla gente, gente significa istituzioni, significa associazioni, significa i genitori. Qua si è parlato finora poco del ruolo delle famiglie. Io penso che il ruolo delle famiglie sia fondamentale nei processi nuovi di cui si parla. Ecco, noi nel nostro piccolo stiamo cercando appunto di dare una mano alla comunicazione delle scuole con tante difficoltà che ovviamente si possono immaginare. Subito dopo questo brevissimo spazio pubblicitario riprendiamo con l'ultima parte del nostro percorso di questa puntata, ricordandovi che potete rivedere questa puntata al sito www.lascuolacolori.it, scriverci a redazione@lascuolacolori.it. Ultima parte del nostro appuntamento settimanale con la scuola. Abbiamo ospiti il liceo Manzoni di Caserta e il liceo Cuoco di Napoli. L'ultima parte generalmente è sempre dedicata ai progetti europei, agli FSE, al Fondo Sociale Europeo, una modalità che viene offerta all'Europa di formazione dei nostri ragazzi. Ecco, vediamo attraverso questo filmato, prima del Cuoco e poi del Manzoni, come loro hanno svolto questa progettualità europea di PON C1 di lingue e C5 alternanza scuola-lavoro. Sono la professoressa Lia Mastroberti del liceo Cuoco e ho curato il progetto di lingua inglese per lo sviluppo delle competenze Azione C1. I risultati veramente sono stati ottimi. È stata un'esperienza altamente formativa e positiva per tutti. Abbiamo avuto inoltre la possibilità di fare varie visite guidate, visite turistiche, divertimenti, musei, siamo stati a Londra. Chiaramente anche un modo per rendersi conto meglio della cultura locale, del diverso e quindi dell'accettazione. Questa scuola era improntata appunto ad accogliere ragazzi stranieri, quindi introdurli alla cultura inglese, quindi c'erano ragazzi di tutti i paesi che studiavano la lingua per poi magari iniziare i loro studi, il loro ciclo di studi in Inghilterra. Cambridge si presenta come una città estremamente ordinata, in cui tutto funziona così come dovrebbe, i mezzi pubblici sono estremamente puntuali, non ci sono ritardi da questo punto di vista. È bello anche notare come le persone amino la bicicletta. Noi abbiamo visitato diversi posti tipici del luogo, in particolare anche Londra.
la città forse anche la più importante, la capitale inglese. Rimango sempre affascinata dalle persone inglesi, da come la loro mentalità sia molto più aperta rispetto alla nostra. Ho avuto l'opportunità di partecipare a questo progetto che mi ha permesso di vivere un'esperienza sicuramente indimenticabile. E oltre agli aspetti culturali e di svago, ci sono anche degli aneddoti un po' più bassi a livello culturale, se vogliamo, quindi le goliardie che comunque sono tipiche dei ragazzi della nostra età. Bye bye! Bye. Sono Marco Gallo, del Liceo Scientifico Vincenzo Cuoco e di Napoli, e vi parlerò del progetto Pirandello che abbiamo sviluppato a scuola. La nostra esperienza è cominciata nel 2010, un po' anche per scherzo. La professoressa ci ha raccontato di questa esperienza che lei già aveva avuto precedentemente, e noi abbiamo voluto partecipare con un progetto multimediale. Ci ha aiutato in questo il professor Renza, Pasquale Renza, che è un esperto di cinema, che appunto ci ha aiutato a realizzare il nostro cortometraggio, che inaspettatamente poi si è piazzato al primo posto nel convegno pirandelliano del 2011. Nel 2012 appunto abbiamo continuato questa esperienza partecipando con un altro cortometraggio, e anche questa volta ci siamo classificati al primo posto. Oltre ad aver vinto il premio come miglior cortometraggio durante il convegno pirandelliano, abbiamo avuto la possibilità di realizzare, ispirandoci a delle tematiche pirandelliane di cui si era parlato con i vari professori, abbiamo potuto elaborare un testo di scrittura creativa che alla fine si è rivelato vincitore. È stato molto bello da questo punto di vista poter mettersi in competizione e comunque confrontarsi con ragazzi di altre scuole e alla fine riuscire a vincere. Preside Barile, quale ricaduta reale queste progettualità hanno nella vita quotidiana di questi ragazzi della scuola? Devono avere ricaduta, perché noi sappiamo, insomma, non è semplicemente retorica, che la progettualità esterna alla scuola deve rientrare nel progetto che è della scuola stessa, nel piano dell'offerta formativa, quindi tutte le attività in qualche modo devono rientrare per l'appunto nel piano dell'offerta formativa e devono essere di implementazione a quello che è il percorso di studio dei nostri ragazzi. Sono immagini queste che rivedrei e rivivrei 100 volte, perché riempiono di gioia. Prima, scambiando qualche parola con la collega, mi diceva per l'appunto che i ragazzi sono ciò che per cui vale la pena veramente affrontare tutti i sacrifici che oggi sono chiesti alla scuola, e non sono pochi. Però vedere che al di là di tutto si riescono a realizzare nella scuola pubblica dei risultati del genere significa che forse sotto sotto la scuola pubblica funziona, e quindi dà un certo entusiasmo. I ragazzi riescono, attraverso la partecipazione ai progetti europei, ad aprirsi al territorio nel senso più esteso del termine. In questo caso si sono aperti all'Europa, quindi un'esperienza, diciamo, che va al di là dei confini nazionali, che riportano nella scuola in termini di competenze sicuramente linguistiche, in questo caso per l'appunto i ragazzi hanno perfezionato la lingua inglese, in termini di conoscenza del paese per l'appunto dove si sono recati, ma l'esperienza per l'appunto di fare cultura, di cibarsi di cultura con strumenti altri, con potenzialità, con possibilità diverse, far sì i linguaggi e le possibilità di apprendimento formale, non formale e informale, farle proprie. Quindi comprendere che le occasioni di apprendimento sono molteplici e esulano dagli spazi della scuola in senso stretto. Ecco, vedrei adesso il servizio invece per quanto riguarda il Liceo Manzoni. Salve, sono Patrizia Russo e insegno da questo liceo da un bel po' d'anni. È già dal 2007-2008 che abbiamo iniziato le nostre esperienze con l'alternanza scuola-lavoro.
prima con i progetti regionali e adesso dall'anno scorso con i PON, con questi fondi strutturali che l'Europa mette a disposizione. Noi come scuola siamo sempre stati aperti alla relazione col territorio, perché pensiamo che una scuola che non abbia le proprie radici nel territorio sia una scuola che svolge a metà la propria funzione. Il territorio però inteso non solo come territorio vicino, il territorio, la città, la regione, la nazione, ma il territorio inteso proprio come Europa in questo caso. Quello che noi intendiamo è formare i nostri studenti a essere cittadini di Europa, quindi a sviluppare quelle che sono competenze. Grazie a questa esperienza abbiamo sicuramente sviluppato quelle che sono le nostre competenze linguistiche e soprattutto siamo migliorati dal punto di vista umano, perché siamo stati inseriti all'interno di una realtà completamente diversa come quella inglese, in cui ci sono usi, costumi, insomma la cultura è sicuramente differente da quella italiana. E ho frequentato un progetto di alternanza scuola-lavoro in un stage di giornalismo presso un'emittente televisiva accompagnata comunque da una testata giornalistica. In questa esperienza ciò che ho più sviluppato della mia personalità è soprattutto la capacità di adattamento, che secondo me è fondamentale nella vita. Pensiamo che la scuola non possa essere soltanto un ambito ristretto, staccato da tutto il resto del mondo. I ragazzi devono uscire da questo cerchio un po' magico, ma anche un recinto che li protegge. I nostri ragazzi, per sviluppare delle vere e proprie competenze, devono sperimentarsi come persone in reali contesti di lavoro, perché soltanto allora capiranno quanto possono usare di ciò che hanno appreso a scuola. Abbiamo sviluppato poi altre competenze, non solo dal punto di vista quindi linguistico, ma abbiamo cercato ovviamente quindi di far sì che questa esperienza ci dia la possibilità di orientarci verso quelle che sono ovviamente le nostre capacità, le nostre attitudini. Possono giocarsi nella vita reale e concreta il loro essere persone, non devono soltanto diciamo rispondere a degli stimoli puramente cognitivi o teorici o anche ripetitivi nella peggiore delle ipotesi, ma devono effettivamente mettersi in gioco come persone, devono sperimentare una cittadinanza attiva. E in pratica, grazie a questo, comunque sono riuscita a capire la mia inclinazione, secondo la quale un giorno comunque potrò dare il mio contributo alla società, a quella che è la società, e soprattutto potrò raggiungere il mio scopo, che è quello della felicità. Ecco, preside Vairo, sono delle progettualità queste europee che sono per un numero limitato di ragazzi, un 15 ragazzi. Ecco, una scuola molto grande come la sua, qual è il criterio di selezione che adottate? Il criterio di selezione è il merito, sostanzialmente quello delle linee guida europee. I migliori, considerando le medie per disciplina funzionale al percorso, quindi quello delle lingue, nel caso dei ragazzi che hanno fatto lo stage di giornalismo del Dipartimento delle Lettere, e sicuramente quelli che sono i più motivati, i 15 migliori per ogni percorso formativo. Bisogna poi naturalmente progettare al meglio e tentare di arrivare ad essere selezionati in tutte le possibilità. Come diceva anche prima la collega, noi cerchiamo di essere sempre sul problema e quindi qualunque sia la possibilità di poter accedere a finanziamenti, soprattutto in questo momento, noi le proviamo tutte per poter essere, per poter dare ai ragazzi quanto di meglio il sistema e il panorama scuola offre. Col 2013 finisce questa annualità 2007-2013. Pare di sì. Il 2020 ci crede? Sì, ci dobbiamo credere. Quindi, quindi per altri 7 anni ci sarà speriamo di sì. Progettualità. Faragaso, a conclusione del nostro programma, una tua considerazione. Allora, io volevo riflettere sul fatto che la forza ci viene dai fondi europei, e questa è una considerazione gioiosa da un lato, amara dall'altro, perché relativamente ai fondi italiani abbiamo ben poco e il tempo scuola ci è stato anche diminuito nell'ultima riforma. I fondi europei ci danno la possibilità di aumentare il tempo scuola, di coinvolgere tanti alunni, indipendentemente poi da quelli che vanno all'estero, quel ristretto gruppo, non è quello importante. L'importante è che nell'ambito delle ore scolastiche gli alunni siano accolti ulteriormente nell'ambito della nostra scuola e possano vivere delle esperienze culturali di alto livello. Adele Vairo? Ma senz'altro
Io credo che l'idea di mettere in rete le esperienze, le buone pratiche, di fare squadra, è sicuramente l'idea vincente della scuola del futuro e soprattutto ci consente di ottimizzare le poche risorse che oggi abbiamo a disposizione. Io mi auguro fortemente che proprio sul problema di cui la professoressa Caso parlava si possa essere più competitivi, perché l'Italia diventa competitiva in Europa se in quanto esiste un panorama cultura, istruzione e formazione competitivo. Ed un panorama è competitivo quando si giocano le risorse e sul tavolo si mettono delle risorse importanti per il settore prioritario, perché la prima agenzia di istruzione e formazione non può essere dimenticata dalla politica con la P maiuscola. Adele Barile, in conclusione una considerazione. Considerazione che quello che sento, che si respira qui oggi, è un qualcosa che mi fa molto piacere, l'entusiasmo rinnovato per la scuola. Penso che questo non si possa negare. C'è una scuola che ha voglia di crescere, ha voglia di esistere, ha voglia di essere. E invito chiaramente il mondo della scuola in toto a farsi e a lasciarsi contagiare da questo entusiasmo, perché ci possiamo credere e possiamo andare avanti così, insomma, nonostante le difficoltà che non sono innegabili. Oggi c'è la possibilità di andare avanti e penso che le nostre due scuole testimoniano anche il modo migliore, per uno dei modi migliori per l'appunto, per andare avanti. Lasciamoci contagiare questo entusiasmo, non fa male. Angelo Cerulo, proprio in chiusura, sei tu praticamente quello che darà, come dire, la caratterizzazione di questa trasmissione. Ma io dico che se è venuta fuori l'immagine di una scuola che fa in modo che i ragazzi imparino divertendosi, come è stato detto prima, penso che la scuola abbia centrato il suo obiettivo. L'esperienza dei cosiddetti giornalini, sempre in senso non riduttivo, è un'esperienza forte che li fa crescere e io penso anche che sia un modo anche per fare team, ribadisco, perché ci sia anche il contatto fisico, il gruppo. I social network, internet sono importantissimi nella società odierna, però io penso che sia venuto anche il momento che i ragazzi si riappropriano fisicamente di spazi, amicizie, territori. Io vi ringrazio, avete realizzato una splendida trasmissione, questo mi fa dire con grosso entusiasmo che la scuola pubblica è viva, viva la scuola pubblica.